Ma ciao a tutti, gente! Frozen 2 è il nuovo capolavoro della Disney. Ehi, aspetta, capolavoro? Su questo ho un po' da ridire come tanti altri. Ma vabbè, oggi non faremo una recensione, bensì vedremo dei piccoli dettagli di questo film che quasi sicuramente molti di voi hanno ignorato o comunque non hanno potuto vedere a causa delle canzoni e delle eroiche gesta di Elsa, che sembrava più una supereroina che una principessa. Se volete sapere cosa vi siete persi nel film, rimanete qua fino alla fine, che ci saranno un paio di sorpresine. E se siete seduti o sdraiati o seduraiati dopo aver dato un'occhiata al canale di gaming ufficiale, cominciamo! Numero 1. Cominciamo con qualcosa di semplice semplice. Uno dei nuovi personaggi introdotti è stato Ryder, un amante di renne un po' come Kristoff. Il suo nome non è stato scelto a caso, ma dopo che il figlio di Chris Buck, cioè il co-direttore di Frozen, è morto pochi giorni prima della premiere del primo film. Insomma, un dolce tributo. Numero 2. La canzone incredibile Into the Unknown, che è stato veramente tradotto in un sacco di lingue, perdendo forse parte del suo significato in certi casi, è importantissima. Non soltanto perché rappresenta praticamente tutto il viaggio che si vedrà nel film più avanti, ma anche per via di alcuni easter egg. Se notate bene, in alcuni punti si possono addirittura vedere delle teste di Topolino, altro personaggio famosissimo della Disney, quasi un simbolo ormai. Ma non soltanto in questa canzone appaiono i Mickey Mouse nel film, ne vedremo altri in un altro punto o in un altro momento. Numero 3. Durante le fasi finali del film, quando Elsa raggiunge la Terra presente sempre nei racconti di sua mamma, e si ritrova a fare un duetto con se stessa, che però cantava Let It Go di Frozen 1. Se vi ricordate, la reazione non è stata delle migliori, Elsa era leggermente schifata. Non è una cosa messa a caso. Quella canzone, da quando è uscita, è stata cantata e usata miliardi di volte a Goku, e tantissimi non ne potevano più di sentirlo ovunque, e i creatori volevano far capire che avevano ricevuto il messaggio. Perfino alcuni di loro non ne potevano più di sentirla in ogni genere di stazione radio, o per ogni genere di sciocchezza. Insomma, era bella agli inizi, poi a forza di rimandarla dappertutto ha fatto schifare un po' perfino Elsa. Numero 4. Non soltanto abbiamo riferimenti a cartoni, ma anche band musicali amate da tutto lo staff. Una di queste band sono i Queen. Dopo che il povero Kristoff non è riuscito a fare la proposta ad Anna, ha cominciato, beh, come tutti i personaggi Disney, a cantare. Strano, ma vero. E una di queste canzoni era un chiaro riferimento a Bohemian Rhapsody, dei Queen, non soltanto per le sonorità, ma anche quando lo sfondo è diventato nero e sono apparsi tre sagome di renne per accompagnarlo nella canzone. Vi ricorda qualcosa? Numero 5. La giovane e adorabile Elsa ha fatto ritorno in Frozen 2, anche abbastanza timidona. Comunque sia, utilizzare la stessa attrice per darle la voce sia da grande che da piccola sarebbe stato forse un tantino strano, o no? Quindi chi hanno preso come voce per la piccola Elsa? Beh, sempre una cantante di Broadway di nome Mattea Conforti, che aveva appunto recitato in un musical per il primo Frozen proprio a Broadway. Hanno voluto darle questa grande opportunità perché il regista aveva notato la sua grande passione e intraprendenza per quel ruolo, e ovviamente per il talento. Numero 6. Il ritorno di Olaf e il suo cambiamento forse sono stati i veri protagonisti del film, infatti almeno una risata sarà riuscito a strapparvi senza problemi, ed è anche quello che fa più riferimenti a film famosi, come per esempio durante una sua canzone nel bosco dove metteva le mani vicine in una posizione molto simile a quella di Marilyn Monroe, in una delle sue pose appunto più famose, o la scena in cui il masso cade che fa un chiaro riferimento a un film di Indiana Jones. Numero 7. Una delle scene più divertenti del film è stata presentata all'inizio. Forse era anche quella che ti traeva in inganno facendoti pensare all'arrivo di un'incredibile avventura, chi lo sa. Comunque, quando stavano giocando ai mimi, il pubblico si è messo a rotolare per le risate, specialmente quando è salito Olaf a parlare e mimare, trasformando se stesso un migliaio di volte. In alcune forme possiamo per esempio notare il castello Disney, l'iconico simbolo dell'azienda, poi si è trasformato in un topo, o almeno ci ha provato, e ovviamente avrete capito anche il riferimento in questo caso. Numero 8. Quindi in Frozen 2 Elsa e i suoi amici raggiungono una foresta piena di misteri, giganti e altri segreti oscuri. Insomma, sembra proprio la trama di un altro famosissimo cartone della Disney. Anzi, una serie cartoon della Disney chiamata Gravity Falls, che parla di due gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls e vivono avventure incredibili nel bosco pieni di misteri e creature strane e cercano di svelarne i segreti.
Non a caso anche il doppiatore di Dipper Pines fa parte di Frozen 2 ed è in questo caso la voce di Ryder. Numero 9. Durante il film ci sono stati dei piccoli dettagli che in pochi hanno notato. Ricordatevi che questo Frozen è un vero e proprio quadro, un'opera d'arte di grafica con dettagli ovunque e cerca di non rendere nulla senza senso, collegando anche Frozen 1. Per esempio, vi ricordate del castello di Elsa nel primo Frozen, appunto? Durante l'inizio del viaggio per andare nella foresta possiamo trovare questo palazzo ancora in piedi. Se fosse sparito così dal nulla non sarebbe stata una cosa molto realistica da fare. Così lo hanno lasciato lì anche perché ci sono i mini marshmallow e il pupazzone gigante di neve ancora ad abitare lì dentro. Numero 10. Beh, forse vi sembrerà un dettaglio da maniaci, ma è importante che lo sappiate. Vi ricordate la scena dove Elsa affronta delle onde disumane che manco i surfer più esperti potevano cavalcare? Ecco, in questa particolare scena vengono mostrate per la prima volta le dita della protagonista in tutta la sua bellezza, mentre nel primo Frozen non si sono mai viste. Sembrerà una cosa da niente, ma creare delle dita ha richiesto settimane di lavoro. Quindi ecco, dateci importanza anche voi, mi raccomando. Numero 11. Una delle teorie più incredibili e belle nate dalla testa dei fan quando uscì il primo Frozen riguardò la mamma e il papà di Anna e Elsa, che secondo le leggende erano morti in mare dando alla luce Tarzan e poi finendo in fondo al mare con la loro nave. Ma Frozen 2 ha completamente distrutto questa teoria, che pure a me piaceva tanto. Infatti nel film quella famosa nave è nella foresta incantata e nei pochi secondi di visioni di Elsa possiamo notare i genitori che si abbracciano prima della fine, senza alcun bambino intorno. Quindi conferma anche il fatto che siano morti davvero. Peccato, cavolo, avrei voluto conoscerli. Numero 12. Quando Elsa combatte pure le onde per arrivare nel suo luogo speciale, se vogliamo chiamarlo così, è un chiaro riferimento questa volta a qualcosa riguardante un particolare fumetto, cioè Superman. Nel primo Frozen era un castello e non aveva nulla di connesso con il supereroe, a parte la segregazione estrema. Questa volta il film rimarca abbastanza la fortezza della solitudine di Kal-El. Da qui poteva avere accesso alle sue memorie e video del passato sulla situazione nel suo vecchio mondo, proprio come Elsa. In effetti tutto il film era più un grande inno alla magica eroina Elsa, che anche nelle movenze era cambiata moltissimo, assomigliando sempre più a Superman. Numero 13. E tornando alle scene dei ricordi, vi ricordate quando la madre di Elsa Anna da giovane ha chiesto al giovane Agnar, cioè il loro padre, cosa stesse leggendo? Lui aveva risposto un libro di un nuovo autore danese. Potrà sembrare un dettaglio insignificante, ma si riferisce a una cosa importantissima, cioè che quell'attore danese era Hans Christian Andersen, il creatore della Sirenetta e del racconto chiamato La Regina di Ghiaccio, da cui gli autori hanno preso ispirazione per la saga di Frozen. Con questo concludiamo, gente. Avete visto Frozen 2? Come vi è sembrato? Vi ricordo di passare a trovarmi anche sulla pagina ufficiale Twitch del canale per divertenti gameplay e tanto altro. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.